Salve, in questo video vedremo come gestire il profilo utente all'interno di una piattaforma Moodle, come impostare alcune preferenze di interazione con la stessa ed anche come gestire la messaggistica personale. In particolare faremo l'esempio di inoltre di un messaggio personale ad un altro utente della piattaforma. Effettuiamo il login alla piattaforma, quindi agendo in alto e selezionando qui, inserendo i nostri parametri di accesso. Sto utilizzando un nuovo utente predisposto appositamente per questo video, per cui diciamo, le pagine risulteranno abbastanza vuote, come in particolare la dashboard, perché non è iscritto a corsi. Allora, nel momento in cui si effettua il login, si viene appunto inviati alla pagina home dell'utente, che è indicata come dashboard. In questa pagina abbiamo nella zona centrale un componente che prevede la cronologia delle attività con date di scadenza programmate, diciamo in questo periodo, oppure l'elenco dei corsi a cui si è iscritto, si sta frequentando, oppure di cui si è conclusa la frequentazione. In alto compare il nome utente e l'eventuale immagine di prova. Sulla destra troviamo una serie di blocchi che presentano dei contenuti che, diciamo, così come è stata impostata la dashboard di default da parte dell'amministratore della pagina. Ogni utente può modificare la sua dashboard. Per modificare la visualizzazione, quindi gli elementi presenti sulla pagina, occorre fare clic su Personalizza questa pagina. Vediamo che adesso sono comparse in corrispondenza dei vari blocchi e del componente centrale, sono comparse altre icone. In particolare abbiamo la presenza della croce che consente di spostare i blocchi da una posizione all'altra e l'ingranaggio che consente di entrare in un menu di configurazione dei blocchi. Sulla sinistra è comparsa un'ulteriore voce di menu che aggiungi blocco. Facendo clic, si compare l'elenco di tutti i blocchi che sono disponibili per arricchire la nostra pagina personale. Vedremo in un prossimo video dove tratteremo diciamo, l'impostazione dell'ambiente di un corso, le funzionalità svolte dai singoli blocchi. Vediamo subito adesso come personalizzare un po', diciamo, questa pagina. Proviamo per esempio a riorganizzare la posizione dei blocchi che sono posizionati sulla destra. Per esempio, voglio portare il blocco prossimi eventi in alto immediatamente dopo l'elenco degli utenti online. Voglio portare in basso, diciamo, il blocco che visualizza i miei nuovi badge, cioè gli ultimi badge conseguiti sulla piattaforma. Per fare ciò, clicco sulla croce e trascino il blocco nella posizione desiderata. Bene. Raggiunta la posizione desiderata, quindi la configurazione della mia piattaforma, per terminare la personalizzazione faccio clic su Termina personalizzazione. Bene, da questo punto in poi, quando rientrerò in piattaforma e andrò sulla mia dashboard, me la troverò con queste modalità di layout. Entriamo adesso a modificare il profilo dell'utente. Vado sopra in alto qui sul menu dell'utente, in corrispondenza del nome utente, e chiamo la voce profilo. In questa pagina io avrò una serie di report, per esempio potrò vedere quali sono stati i miei interventi nei forum, eventuali badge che avrò conseguito all'interno dei corsi e eventuali report di sessione, quindi quando mi sono collegato dal browser oppure una panoramica delle valutazioni conseguite. Per andare a modificare i dettagli dell'utente devo fare clic su il link Modifica. Qui vedo e posso modificare sostanzialmente il nome dell'utente, posso modificare la mail di riferimento
inserire altre voci come per esempio la città e il resto. Quello che ora mi interessa fare è aggiungere un'immagine a quest'utente. Per fare ciò, in corrispondenza a nuova immagine, faccio clic sull'icona Aggiungi. Seleziono nel File Picker la modalità File Upload, ciò mi consente di selezionare un file presente sul mio computer e quindi fare carica questo file. Il file verrà caricato e verrà associato, poi nel momento in cui si aggiorna il profilo, verrà associato all'utente. Vediamo un attimo brevemente quali sono altri campi che posso aggiungere. Per esempio, potrei inserire delle parole chiave, dei tag che fanno riferimento ai miei interessi e altri valori, altri campi, diciamo, aggiuntivi, quale può essere per esempio una pagina web personale, un account Skype, cioè l'appartenenza a una particolare istituzione, un dipartimento, eccetera. Andiamo ad aggiornare il profilo ed ecco che accanto al nome utente è comparsa la nostra immagine di profilo. Vediamo ora come gestire alcune personalizzazioni, quindi alcune preferenze di interazione sulla piattaforma. Quindi dal menu personale, preferenze, arrivo a questa pagina. In questa pagina io posso fare varie impostazioni. Innanzitutto ho la voce cambia password che dovrò utilizzare laddove deciderò di dover cambiare la password. Facciamo clic, vediamo un attimo la funzionalità. Per modificare una password, la Moodle mi chiederà di inserire la password attuale e poi inserire la nuova password che mi farà ripetere una seconda volta per evitare, diciamo, che un'errata digitazione mi renda poi difficoltoso l'accesso in piattaforma. Andiamo inoltre, possiamo modificare la lingua di interazione con la piattaforma come preferenza e qui poi vediamo come interagire con i forum. Apriamo. Dunque, ogni intervento che viene fatto in un forum a cui si è iscritti corrisponderà o meno una certa tipologia di messaggi email che avvisano dell'intervento. Per esempio, in questo caso l'impostazione è nessuna raccolta, cioè si riceverà una mail per ogni messaggio inserito all'interno del forum. In alternativa, potrei avere una mail giornaliera che mi riporta tutti gli interventi che sono avvenuti all'interno di un forum, oppure una mail giornaliera che mi riporta solo l'oggetto dei messaggi. Beh, in genere l'impostazione di default è quella più comoda perché attraverso le mail, diciamo, noi verremo aggiornati di quella che è l'interazione che avviene all'interno del forum anche quando non siamo connessi. Un'altra impostazione è questa di sottoscrizione dei forum, cioè un forum ci si sottoscrive per esempio in maniera automatica quando si invia un messaggio, cioè se invio un messaggio a un forum io lo sottoscrivo automaticamente e in questo caso verrò aggiornato diciamo, di tutti gli interventi nel forum. Questa parte qui, evidenziamento messaggi forum, riguarda invece l'utilizzo del forum, l'interazione del forum attraverso l'interfaccia web in Moodle. In questo caso noi possiamo decidere se evidenziare o meno i messaggi che non ancora abbiamo letto. Andiamo avanti, vediamo l'impostazione dell'editor. L'editor è sostanzialmente l'editor di testo che la piattaforma ci mette a disposizione per realizzare i nostri contenuti. Solitamente in una installazione standard di Moodle sono presenti due editor, l'editor HTML Atto e l'editor TinyMCE. Differiscono tra i due, ci sono poche differenze, il Tiny aggiungere, diciamo, qualche pulsante e comunque, diciamo, poi sta un po' alle preferenze del singolo utente utilizzare l'uno o l'altro. L'impostazione editor di default, cioè l'editor che è stato impostato come default dall'amministratore del sistema. In questo caso su rollacorsi.it si tratta dell'editor Atto.
Vediamo un'altra preferenza, diciamo, da impostare, quella del calendario. Per il calendario possiamo decidere il formato dell'ora, se utilizzare quello 12 ore o 24 ore. Possiamo decidere qual è il primo giorno della settimana, se la domenica, come in uso nelle zone anglosassone, oppure il lunedì, come da noi. Poi possiamo decidere quanti eventi, tra i prossimi devono essere visualizzati, nel blocco corrispondente. E in questo caso, insomma, è impostato a 10. Si consiglia di non esagerare, perché altrimenti, diciamo, la pagina si allunga enormemente, cioè se il contenuto di questo blocco diventa grande, insomma, e quindi si può allungare enormemente. Oltre che a indicare il numero massimo di prossimi eventi da visualizzare, si può andare a vedere anche entro quale termine, andare a cercare, per esempio nei prossimi 2 mesi, oppure nel prossimo mese, per esempio, eccetera. Fatto ciò, salviamo anche questa modifica, andiamo a vedere le preferenze dei messaggi. Questa è utile perché riguarda le impostazioni di notifica dei messaggi personali. Allora, anche quando vengono inviati dei messaggi personali, noi potremmo ricevere, oltre il messaggio in piattaforma, lo potremmo ricevere anche sotto forma di mail. Qui va impostato proprio questo, cioè quando noi riceviamo, cioè, un messaggio personale, che cosa vogliamo, per esempio? Vogliamo ottenere la mail oppure no? Quando? Se siamo online, per esempio, in questo caso è impostato su no. Facendo clic sul pulsante, sull'interruttore, si può modificare l'impostazione. Se non siamo online, in questo caso è impostato su sì, cioè quindi quando non siamo online ci viene inviata anche una mail. Ovviamente la notifica del messaggio personale sarà sempre presente nella piattaforma Moodle in alto qui in corrispondenza del fumetto. Abbiamo capito un po' come funzionano questi pulsanti, quindi nelle impostazioni abbiamo questi pulsanti on e off. Allo stesso modo, ma in maniera molto più articolata, vediamo come possiamo stabilire le nostre preferenze su un po' tutte le notifiche che vengono, diciamo, inviate, diciamo, gestite dalla piattaforma. Qui abbiamo due colonne, vedete, una web, si riferisce alle notifiche web, e queste alle notifiche via email. Sulla sinistra abbiamo tutta una serie di attività e di funzionalità che sono in grado di generare delle notifiche. In particolare vedete che, come per esempio, come notifica, diciamo, in on via web, si è attivato solo per esempio le notifiche che riguardano per esempio i badge, mentre le altre sono sostanzialmente tutte quante attivate, attraverso email. Bene, per quanto riguarda i badge, abbiamo qui la possibilità di impostare un backpack e le preferenze. Vediamo prima le preferenze, cioè con le preferenze noi possiamo decidere se visualizzare automaticamente all'interno del nostro profilo tutti i badge conseguiti. E ci riferiamo qui sì non solo ai badge che sono conseguiti all'interno della piattaforma, ma anche badge conseguiti in altri ambienti e che però sono, diciamo, che sono però visualizzati attraverso il collegamento con il nostro backpack online. Chiariamo meglio il cosa. Ci riferiamo come backpack. Il backpack a cui ci riferiamo è quello di openbadge.org, che è gestito da Mozilla, che è un backpack aperto, quindi libero, a cui ci si può registrare attraverso un indirizzo email ed una password. Il backpack che cos'è? È sostanzialmente uno zaino web in cui verranno raccolti tutti i badge che noi conseguiamo all'interno di varie piattaforme formative.
E questo con Moodle riusciamo a connettere direttamente il nostro backpack inserendo l'indirizzo email e poi successivamente facendo diciamo sul pulsante collegati ci chiederà la password e via dicendo e stabilirà quindi una connessione diretta tra il nostro profilo nella piattaforma Moodle e il nostro profilo sul backpack openbage.org. A quel punto tutti diciamo, i badge che sono presenti all'interno del backpack Open Badge potranno essere visualizzati direttamente all'interno della nostra piattaforma Moodle, quindi del nostro profilo. Bene, andiamo a vedere adesso come ultima cosa la gestione dei messaggi, la messaggistica personale. Per accedere alla messaggistica personale possiamo agire sia sull'icona del fumetto oppure attraverso il menu utente andiamo su messaggi. Bene, questo come vi dicevo è un nuovo utente, quindi all'interno dell'interfaccia non è presente alcun messaggio. Qui verrà riportato, diciamo, i contatti con i quali si è avuto un'interazione in senso di messaggistica personale, sui quali cliccando si viene visualizzato i messaggi sulla destra. Per inviare il messaggio ad un contatto, innanzitutto andrà selezionato l'utente, quindi si fa clic su Contatti e si va a ricercare l'utente all'interno della piattaforma. Una volta selezionato l'utente, questo comparirà qui e quindi possiamo praticamente scrivere il messaggio personale da inviare. Questo è un messaggio personale di esempio. Bene, una volta che abbiamo scritto, potremmo avere ovviamente facendo invio possiamo inserire più righe, diciamo, nel messaggio. Una volta compilato il nostro messaggio, facciamo clic sul link invia e il messaggio verrà inviato. Ecco che nella nostra area di sinistra è comparso il contatto con cui si è avuta l'interazione e nella destra compaiono tutti i messaggi. Nel momento in cui questo contatto dovesse risponderci, compariranno qui le risposte. In sostanza avremo qui tutta quanta la cronologia delle comunicazioni. Bene, abbiamo illustrato un attimo quali sono le gestioni del nostro profilo, abbiamo visto quali sono diciamo, le modalità di gestione della messaggistica personale e quindi rinviamo adesso ad un successivo video per vedere meglio come personalizzare l'ambiente diciamo, di un corso. E in tal caso quindi vedremo le funzionalità in dettaglio di tutti i blocchi che sono disponibili per comporre il nostro ambiente web, la nostra pagina del corso. Arrivederci ad un prossimo video.